Microfono a fibra. Ah, ogni volta che vedo una gnocca penso come sarebbe se me lo prendesse in bocca. Vai. Ciao a tutti, sono Fabri Fibra e in occasione del disco d'oro di Turbe Giovanili vi racconterò qualcosa riguardo questo disco per PRX Radio. Mi ricordo che in quegli anni eravamo veramente in pochi in Italia rimasti a fare il rap italiano. Le etichette discografiche non erano interessate al rap, non era assolutamente come oggi. Tra l'altro nessuno si sarebbe mai immaginato che il rap italiano sarebbe esploso così. Ho scritto Turbe Giovanili nel 2001, il periodo più buio per questo genere musicale, perché i grandi nomi del rap italiano degli anni 90 avevano smesso. Le etichette discografiche non erano più interessate, non c'erano neanche etichette indipendenti all'epoca, quindi esisteva solo l'autoproduzione. E infatti Turbe Giovanili l'avevo pagato io a mie spese, sia il master che la grafica, che le copie fisiche. Perché ho scritto Turbe Giovanili? Per pura passione, per la scrittura e per questo genere musicale. Non mi sarei mai aspettato che dopo 17 anni questo disco sarebbe stato ancora ascoltato. 17 canzoni che dopo 17 anni hanno fatto il disco d'oro. Già dal mattino mi vedi, vado di fretta. Ovunque luce in un via vai di gente che si aspetta. Girando in macchina anche il giorno di Pasquetta. Concludo ogni incarico con puntualità perfetta. Questo è il lavoro e lo svolgo, lo porto in vetta. E più il lavoro è figo, più la gente ti rispetta. Pensa che gente, questo è il tour della gavetta. E se per qualche motivo è meglio andarsene di fretta. Hai visto il via, vai, lasciando nulla che fai. Non so del posto che cerchi, ma so del posto che c'hai. Non rinunciai, no, e mai rinuncerò alla convinzione di quel che più là un giorno farò. Ma quante volte mai ti è capitato di aver lavorato e di sentirti sprecato? Che poi se questo tempo non ci aspetta. Di fretta, già dal mattino vado di fretta. Pasta, cappuccino, scontrino, vado di fretta. In fretta, non mi stai vicino, vado di fretta. Al telefonino rispondo parlando in fretta. Di fretta, sveglia il mattino, vado di fretta. Macchina, pulmino, parcheggio, vado di fretta. In fretta, non mangio a casa e ragiono in fretta. Qui troppi ragazzi vedo che vanno di fretta. Conosco molti ragazzi allora della mia età che non hanno la minima idea su come ti veste questa città. Altri invece della mia età non vedono più là di un miglio. Ancora alla mia età sono sposata e hanno un figlio. Ti basta andar via di qua per essere un'altra persona. Addirittura cambia accento e tonalità. Ma quando tornerai qua saremo cambiati. Come se poi vedessi grandi risultati. Fa lo stesso. Ti sei mai chiesto a cosa aspiri? Pensi confuso ormai, fumi e soffochi dai tuoi tiri. Ti rifletti, mille milioni e più di difetti. Smetti per poi iniziare in pensieri ancora più ristretti. Dimmi che aspetti, dimmi che aspetti interiore. La grande occasione, l'idea geniale, il grande amore. E poi se questo tempo è una staffetta. Di fretta, già dal mattino vado di fretta. Pasta, cappuccino, scontrino, vado di fretta. In fretta, non mi stai vicino, vado di fretta. Al telefonino rispondo parlando in fretta. Di fretta, sveglia il mattino, vado di fretta. Macchina, pulmino, parcheggio, vado di fretta. In fretta, non mangio a casa e ragiono in fretta. Chiamo sì, ma quattro parole, vado di fretta. Svegli alle 7 di mattina. 4 più 4 ore lavorative timbro. Mentre mi stappo una lattina, concludo che son qui perché non ho mai fatto bingo. E tu che fai? La vittima continua. Che siate 40 anni perché hai vissuto da single. Quando vanno in crisi e quando fanno i guai. Quando vanno in crisi e quando fanno i guai. Fa lo stesso. Ti sei mai chiesto a cosa aspiri? Pensi confuso ormai, fumi e soffochi dai tuoi tiri. Ti rifletti, mille milioni e più di difetti. Smetti per poi iniziare in pensieri ancora più ristretti. Dimmi che aspetti, dimmi che aspetti interiore. La grande occasione, l'idea geniale, il grande amore. E poi se questo tempo è una staffetta. Di fretta, già dal mattino vado di fretta. Pasta, cappuccino, scontrino, vado di fretta. In fretta, non mi stai vicino, vado di fretta. Al telefonino rispondo parlando in fretta. Di fretta, sveglia il mattino, vado di fretta. Macchina, pulmino, parcheggio, vado di fretta. In fretta, non mangio a casa e ragiono in fretta. Chiamo sì, ma quattro parole, vado di fretta. Di fretta, già dal mattino vado di fretta. Entro in magazzino per primo, vado di fretta. In fretta, vengo a trovarti però di fretta. Tu mi vuoi sfidare, va bene, però di fretta. In fretta, già dal
dal mattino vado di fretta. Chiamo sì ma quattro parole vado di fretta. In fretta, in fretta. A fine degli anni 90 andavamo in giro per le jam a fare freestyle, ognuno provava a promuovere non un disco ma semplicemente il proprio nome. In quel periodo stava finendo un po' tutto e io a una di queste jam incontrò Neffa che mi invitò a casa sua a sentire delle strumentali e quelle sarebbero diventate poi le strumentali di Turbi Giovanili. Andavo da Neffa a Bologna quasi tutti i fine settimana per ascoltare queste strumentali, per capire con lui come avrei potuto usarle, fino a quando poi è nato questo disco. Mi ricordo che quando ho scritto Turbe Giovanili non mi sarei mai immaginato un riscontro di vendite, era impensabile per quei tempi. Era impensabile anche immaginare una distribuzione da un'etichetta discografica. Ai tempi esisteva soltanto il CD fisico. Io ho scritto Turbe Giovanili soltanto per far girare il mio nome, con la speranza che un domani sarebbe nato qualcosa. Ringrazierò sempre Neffa per aver creduto in me in quegli anni, ma non per aver creduto in me come un talento che avrebbe potuto sfondare nel mercato discografico, per aver creduto in me in quanto un ragazzo che aveva la passione per il rap italiano, per le rime, che era cresciuto con i suoi dischi e quindi sapeva che quelle strumentali sarebbero state da me apprezzate e usate col massimo impegno. Grazie Neffa. È incredibile pensare che Turbe Giovanili oggi sia disco d'oro. 17 canzoni che dopo 17 anni diventano disco d'oro. Non conti niente. Non si fa. Turbe Giovanili, guidi e fai distratto. T'ho dato un dito, tu che ne hai fatto? Turbe Giovanili, guidi e fai distratto. T'ho dato un dito, tu che ne hai fatto? Non si fa. Entra in camera di mio fratello, l'odore è quello. Mi siedo qui e accendo sto colonnello. Ieri l'hai detto, ti sudano le mani. Non fumi da un bel pezzo, rinizierai domani. Quando si fa sai che mi spacco. L'unico colpo che faccio è di tacco. Ma sai che pacco, amico abbi fede. Finché stai con quegli occhi che ti fai si vede. Sono problemi su, propositi appositi. Click test mobili, noi stacchiamo e riposati. Poi sai che ti pare, non vedi che non c'è spazio. Fai lato in dito, mi stai sul cazzo. Stai con un tipo che mi sta sul cazzo. La tua è una razza che mi sta sul cazzo. La tua ragazza mi sta sul cazzo. Mi sta sul cazzo. Mi stai sul cazzo. Il tuo negozio mi sta sul cazzo. Tutto quest'ozio a me mi sta sul cazzo. Ogni tuo pezzo mi sta sul cazzo. Mi stai sul cazzo. Turbe Giovanili, guidi e fai distratto. T'ho dato un dito, tu che ne hai fatto? Turbe Giovanili, guidi e fai distratto. T'ho dato un dito, tu che ne hai fatto? Turbe Giovanili non è stata fatta nessuna promo, non esiste nessun video musicale, è un disco che non ha neanche un singolo, è un disco di pensieri, sembra il diario di un ragazzo, di un adolescente, è un disco rap che non parla di rap, parla di vita, di giornate noiose, di paranoie, di Turbe Giovanili. Oggi molta gente mi scrive sui social dicendomi ma devi fare musica più dura, più hardcore, più incazzata come solo tu sai fare, perché molte di queste persone mi hanno conosciuto con Mister Simpatia e non sanno che io prima di Mister Simpatia avevo tutto un lato
più sentimentale, diciamo, nella scrittura. E io vengo da quelle cose lì. Turbe Giovanili è proprio un disco dove io uso la voce quasi sottovoce. Registravamo in un garage dove non si poteva neanche alzare troppo la voce perché sennò ci sentivano i vicini. Era un periodo in cui nessuno pensava che il rap italiano sarebbe diventato un genere così ascoltato. Ero talmente fan di Neffa che l'idea di poter scrivere sulle sue basi mi esaltava così tanto che non avevo il coraggio neanche di accorciare le strumentali che mi aveva dato. Infatti, ad esempio, Come te era una strumentale che durava 6 minuti, e infatti il pezzo nella prima versione dura 6 minuti, poi nel remaster l'abbiamo portata a 5 minuti, che comunque sono delle durate impensabili per una canzone rap di adesso. Quindi è un disco che non seguiva nessuna regola di mercato, era proprio un disco fatto per il piacere di farlo. Quando ho ritirato le copie di Turbe Giovanili, mi ricordo che erano 1000 copie, le avevo poi date a un'etichetta indipendente in distribuzione, e non avevo fatto nessuna intervista perché nessun giornalista era interessato al rap italiano. Il disco non aveva nessun singolo perché nessuna radio era interessata a passare il rap italiano, e non avevo fatto neanche nessun video perché nessuno avrebbe mai passato un video di rap italiano. Quindi era proprio una questione di una necessità a scrivere. E oggi siamo qua a parlarne, dopo 17 anni. Saluto tantissimo Al Castellana, che creò quel fantastico ritornello su Come te, e Neffa per avermi dato le strumentali. Il mio pezzo preferito di Turbe Giovanili è sicuramente Di fretta. È un testo che ho scritto cercando di descrivere quell'ansia che provi quando sai che hai tante cose da fare e poco tempo a disposizione. La base ha quell'atmosfera claustrofobica e quel giro di archi nel ritornello che tuttora mi piace tantissimo. Dà proprio l'idea delle lancette dell'orologio che girano, del tempo che scorre. Un altro pezzo di Turbe Giovanili che tuttora mi piace tantissimo è Mi stai sul cazzo. L'idea di usare una parolaccia nel ritornello in un pezzo di rap italiano per quei tempi era geniale, ma non giusto per dire una parolaccia, intendo in una maniera così sentita. E anche la struttura del pezzo è tuttora molto moderna perché c'è una strofa e un ritornello. Il mio terzo pezzo preferito di Turbe Giovanili è Se non dai il meglio. Mi piaceva tantissimo questa frase, se non dai il meglio non ti torna il meglio. È un concetto di vita. Il disco è un disco rap che però parla di vita. E anche la strumentale di Se non dai il meglio era proprio notturna, perfetta per quando giri in macchina e rifletti, guidi e pensi e ascolti la musica. E ascolti la musica, e ascolti la musica. Oh yeah, Fabri Fibra. Le storie bene o male sono uguali per tutti. Sono le stesse storie che si vivono tutti i giorni. Tutti i giorni. E che tu sei un maschietto o che tu sei una femminuccia, se non del meglio non ti torna il meglio. E se non cambi canzone e neanche trasmissione, attenzione, attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione. Attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, anche se sento il dubbio senza una protezione. Senza una protezione, con quanta gente stai e quanti giri ti fai, finché non cambi hi-fi, finché non cambi canzone, non cambi stazione e neanche trasmissione. Attenzione, attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione. Che ne diresti di farti 4 passi nei pressi degli eccessi? Attenzione, basta saperne gli accessi. Dimmi che vuoi cambiare, finché interessi. Vedi che puoi cambiare tutto tranne noi stessi. Stessi discorsi alla stessa ora. Ora che neanche sai in casa tua chi ci vorresti, chi ci vorresti. Non te ne accorgi, non avrai tutti i torti. Ma non capiscono il modo in cui ti comporti. Io da domani, tu da domani. Promesso che poi alla fine il fine è sempre lo stesso. A volte il mondo gira con più di un verso, a volte sembra che invece giri al senso inverso. Verso chi ti sei direzionata, spaventi quando capisci a cosa sei intenzionata. Vuoi che sia il continuo di un buon risveglio, ma da chi pensi che torna se non dai il meglio?
Se non dai meglio non ti torna al meglio. Ma a volte è meglio può mandarci in crisi. Se non dai meglio non ti torna al meglio. Ma di sti tempi meglio chi stop easy. Se non dai meglio non ti torna al meglio. Ma a volte è meglio può mandarci in crisi. Se non dai meglio non ti torna al meglio. Fa bene lasciarsi. Fa bene lasciarsi se prima contiamo i danni. Ma prima di addormentarti i sogni non te li programmi. Chiaro, chiaro che poi è inutile dirsi banalità. Ma noi dimmi di noi che ci cambierà in questi anni. Ci cambieranno questi anni. A volte l'abitudine dei sorrisi, di baci in visi diversi immersi in solitudine. Ogni lasciata è persa di chi ti ricordi il nome. Come non saremo noi a capire quando si scherza. Bene o male le storie sono uguali per tutti, no? No. Sono sempre le stesse storie che si vivono tutti i giorni. E se non cambi canzone e neanche trasmissione, attenzione, attenzione, attenzione depressi a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione. E chi ci parla con chi non fa attenzione? Non io. Ci parli tu? Non io. No, non io. Ci pensi tu? Non io. Ci parli tu? Non io. Ci tu? Non io, no. Non io. Ci pensi tu? Non io. Ci provi tu? Non io. Non io, no. Non io. Ci pensi tu? Non io. Ci provi tu? Non io. 2, 1. In queste mie realizzazioni perdo le combinazioni senza avere conclusioni. Senza avere conclusioni. Mai più estremizzazioni fatte di combinazioni senza avere conclusioni. Conclusioni fai finché non cambi. Ma quanti tiri non fai, con quanta gente stai e quanti giri ti fai finché non cambi. E fai finché non cambi canzone, non cambi stazione e neanche trasmissione. Attenzione, attenzione, attenzione depressi a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione. Anche se sento il doppio senza una protezione. Senza una protezione, con quanta gente stai e quanti giri ti fai, eh?